martedì 2, la mia voce se n'è andata, c'è un sole pazzesco, ieri bruttissimo, diluvio totale e sui monti ha nevicato, quindi una meraviglia pazzesca. Non vedo l'ora di andare in montagna, spero di poterci andare presto. Qui abbiamo da lavare le meravigliose ciabattine di cortesia che non si vedono ma sono qua dentro, poi le stenderemo al sole. Abbiamo il trapuntino e il piumino leggero perché ho messo quello un po' più pesante perché fa freddo. E qui abbiamo lenzuola, tovaglie, tutte le serviette, salviettine, lavette, tutte le cose utilizzate per questi giorni. E il tappeto della cucina che ho macchiato di sugo, quindi è un laundry day oggi. Ho anche da lavare la mia gonna da strega che metto tutti agli Halloween, fatta di tulle, bianco e nero, sempre il mio abbigliamento tipico. Qua abbiamo un'ape che spero sia fuori e non dentro, signori e signori, perché anche no? Esatto, anzi forse è una vespa, neanche un'ape. Invece c'è il caos totale, perché mi sono svegliata e avevo freddo, quindi avevo bisogno di un maglioncino di lana da mettere in casa, uno dei miei da casa, di quelli vecchi, tipo questo che ha anche le toppe perché aveva dei buchi, quindi così. E niente, quindi ho tirato giù un po' di roba, ma è tutto ammonticchiato qua. Questi sono i miei pigiami estivi. Mi state chiedendo cos'è quella roba gialla, e bisogna fare un po' di sistemazione di decluttering, quindi oggi è il giorno giusto. Ma prima devo editare un video perché sono indietro, ovviamente, perché tra lavoro, tra tutte queste cene, pranzi, cose, mi sono persa via. E ho messo sul copriletto, questo è di H&M Home e lo adoro, è molto autunnale e bello. È un copri copripiumino con le due federe. Il lenzuolo e il sotto li avevo presi, cioè sono i miei bianchi soliti a parte. È tutto scalzato perché il metà aveva caldo ai piedi questa notte, però tutto bene, adesso lo sistemiamo. E poi mettiamo via tutta questa roba, che disastro! Buongiorno, c'è vento, diluvia, è proprio una giornata piovosa. Ieri c'era un tempo spettacolare, oggi è così, è proprio brutto, è proprio brutto, brutto brutto piovoso. Il caffè, non so che ore sono, sicuramente è prima delle sono le 9:05 preciso. Allora, caffè, biscotti, ho qui già il telefono per scegliere un video da vedere mentre faccio colazione. C'è l'imbarazzo della scelta, ovviamente, adesso vediamo, tutti i natalizi tra l'altro. E devo finire di editare il video e cercare di pubblicarlo oggi, non sarebbe male. La piantina di mini crisantemi dentro la zucchetta, che è bella in forma. E qua c'è il mazzo di fiori che abbiamo preso domenica mattina. Bello, mi piace molto, è molto autunnale, con l'erica, le foglie, questi crisantemoni grossi che però non sono proprio quelli tipici, là piccolini arancio. Bello, mi piace veramente tanto. Buongiorno, oggi c'è il sole, è una giornata spettacolare e
Oggi devo uscire, oggi. Stamattina sono già uscita un salto e sono andata un salto gigante a prendere una cosa che mi mancava per il regalo della mia amica. E adesso andiamo ad Arese a fare un giro insieme a un'altra nostra amica, la sua bambina. Qui c'è il regalo, è un'orchidea rosa, lei è una grande fan del rosa a differenza mia. E qua dentro c'è un libro sempre rosa, perché non è una che legge tanto, ma la tradizione ormai da anni è che io le regali un bel libro romanticone per il compleanno, per Natale, quest'anno compleanno. E adoro questa carta, l'ho presa al Carrefour, dentro al Carrefour, bellissime, veramente belle. Hanno delle carte spettacolari per compleanni e cose così, molto belle. E poi c'è il bigliettino, ovviamente, perché un regalo senza bigliettino non ha senso, a mio parere. Buonasera, sono le 7 passati, vi ho lasciato stamattina con un saluto, la colazione, sono andata ad Arese con le mie colleghe per il compleanno di una collega che voleva fare una giornata di shopping insieme e ho preso questa pianta meravigliosa, bellissima, la puntavo da un po', è lunga, lunga, lunga e volevo metterla in bagno. Al gancio quello di macramè per le piante cadenti. Adesso vi dico che pianta è. La pianta è questa e queste sono le cure. A quanto pare è abbastanza easy, quindi vediamo. Sono molto contenta. Tra l'altro, potenzialmente potrebbe fare anche dei fiori, non so. Poi in cattività in un vaso in bagno se li farà, però idealmente è una pianta che fa anche dei fiori. Al volo gli acquisti, ho preso da Viridea quella e questo è un semplicissimo spatifilium classico proprio, ai tempi si trovava in qualsiasi casa. Da Tiger ho preso questi due alberelli bellissimi, c'era anche una misura un pochino più grande che non ho preso, però non sarebbero stati male, e quel cestino a ghianda adorabile con il suo cappellino così bellissimo, lo trovo meraviglioso. Poi ho preso degli stickers per coprire i prezzi sui pacchi natali, libri così, tre biglietti di Natale, uno, due e tre. Non si vede perché. Vediamo se facciamo qua, tre. Carini, easy. E poi ho preso delle altre lavette, queste sono un pochino più marroni, però hanno lo stesso prezzo delle altre, sono sempre di H&M Home, sono un tortora e vanno bene per fare un po' di ricambio, sinceramente. Sono andate bene quelle altre, però magari se c'è qualcuno in più, poi sono lì a fare il gioco delle tre lavette, non tre carte. E quindi niente, ho preso altri due pacchetti e fine. Così siamo a posto. Ma questo qua e i due alberi sono bellissimi. Sono proprio contenta, in ceramica. Sono proprio belli. Li aveva anche H&M Home e Maison du Monde, ovviamente. Un costo decisamente diverso, quindi per quello che è, direi che questi sono più che carini. E poi sempre cose utili. L'altra volta avevo preso i cosi del calorifero per mettere l'acqua. Questa volta ho preso dei paraspifferi, però per la montagna, quindi eccoli qua, verdi, di vellutino verde. Eccola qui in bagno col suo vasetto accanto a questo, bella, mi piace, sono molto contenta. Qui poi c'è il fenicottero rosa e adesso lassù metteremo quella caduca. Eccola qui, sono molto contenta. La trovo veramente, veramente bella. Mi piace un sacco come sta qua in bagno. Sono molto felice. Speriamo duri. Buongiorno. È martedì mattina e io vi saluto qua nel bagno con la lavatrice già in azione e un tot di pigne divise per colore pronte per essere inserite anche loro nel lavaggio. Il tempo è così, c'è un po' di sole che sta arrivando, l'autunno è la sua massima meraviglia, è proprio una bella giornata. Questo
questa è la giornata di oggi, è una meraviglia vera proprio, è bellissimo oggi. C'è un cielo stupendo. Ieri era nuvolissimo, al pomeriggio sembrava già notte. Invece oggi è proprio bello, una bella giornata di sole, di gelo, ma bello, assolato, piacevole. Ho fatto colazione, ho qua ancora questi fiori che ho preso al gigante. Le foglie si sono un po' seccate, ma i fiori resistono, sono ancora belli. Sono molto felice che siano ancora messi così. Qui ho tolto tutte le cose autunnali. Ho messo i due pinetti che ho preso da Tiger, sono molto carini. Se vi capita, fate un salto perché sono proprio belli. Ce n'è anche una misura appena appena più grande. Molto carini. E di qua ho tenuto due zucchette, ho messo il cestino ghianda che ho preso sempre da Tiger, super carino. Sono stati grandi acquisti questa volta. E qua c'è una coccinellina perché siamo invasi. Meno male che sono coccinelle e non cimici, perché sarebbe peggio ovviamente. Di roba che devo stirare, sembra tanta, ma in realtà ci sono salviette, cose un po' ingombranti, una giacca, cose così. Il problema sarà quando gli stendini pieni verranno pronti e la lavatrice finirà e si asciugherà con la roba, perché devo fare almeno tre lavatrici oggi. Ci sono i cuscini senza federa perché è venuta gente e voglio lavarli. Devo anche passare il divano e basta. Solito, qui è ancora tutto come l'altro giorno. Anche qua la ghirlanda è sempre la stessa. Poi cambieremo pian pianino. Allora, ho stirato un po' di roba, è già finito il vapore, probabilmente ho messo poca acqua, non lo so. Ho stirato la giacchina di jeans. Queste sono due federe che metterò qui e quello è il mio caffè. Sto guardando un video, mini pausa, direi meritata. Sono le 10 e abbiamo già fatto un bel po' di roba, direi. Tantissimo, non vedevo l'ora di avere una libreria un pochino così per mettere questa raccolta qua di volumi così colorati, mi piacciono un sacco. Bello, sono molto contenta. Poi andiamo avanti a sistemare, adesso ho fame. C'erano degli albumi avanzati perché diamo al metà ciò che è del metà, ha fatto una torta da portare a lavoro e ho fatto una prima cottura. Ho messo le fette di edamere, poi ho messo altra frittata sopra in modo tale da fare un interno formaggioso. Non l'ho rigirata, ma l'ho cotta a fuoco bassissimo, sempre dallo stesso lato. Infatti, vedete che sotto è più scura, è più croccantina. Non vedo l'ora di mangiarla, ovviamente. È buonissima. È una meraviglia. Frittata mangiata. Ora mi sono fatto un bel caffè super lungo. E qui ci sono due mandarini e dei baci di dama. Mangerò un bacio di dama col caffè e poi mi mangerò due mandarini. E là, lo vedete? Adorabile! È arrivato Pinetto. Non ho ancora intenzione di decorare la casa per Natale o altre cose. Però lui sta bene. Alla fine. Tema autunnale che trasla nell'inverno, così. Buongiorno, è mercoledì mattina, sono le 9:20 e sto facendo il cavolo nero che porterò a lavoro per pranzo oggi e domani perché è tanto. E come accompagnatore di questo meraviglioso cavolo nero abbiamo i burger vegetali, questi sono quelli della Lidl che mi piacciono molto. Non avevo mai assaggiato quelli con funghi, vediamo se è una buona scelta o no. Stavo cercando le parole giuste.
Io adoro i funghi, quindi se sono buoni potrebbe essere top. Fuori è così, un po' grigino, ma neanche troppo, c'è un leggero sole e ci sono ancora tutte le piante del foliage autunnale. E qua c'è il mio caffè già pronto. Mi ho risparmiato la solita preparazione, ho già fatto partire una lavatrice e ho già fatto la doccia, quindi siamo a buon punto.